risolvere il seguente problema di Cauchy: y secondo uguale meno un mezzo che moltiplica e elevato, aperta la tonda, y primo, chiusa la tonda al quadrato, più y, con le conseguenti condizioni: y calcolato in 0 uguale meno 1 e y primo calcolato in 0 uguale a 1. È un esercizio tratto da un testo d'esame assegnato alla facoltà di ingegneria gestionale, il corso è di analisi 2, è un noto docente che nella sua homepage ha un bel file di numerose categorie di equazioni differenziali. Il docente, è inutile lo dico, è il professor Daniele Andreucci, un docente della Sapienza, Università Roma La Sapienza. L'esercizio presenta il risultato, ma non è risolto e ho il piacere di risolverlo io. Dunque, l'equazione contenuta nel seguente sistema è ovviamente un'equazione differenziale secondo ordine mancante esplicitamente della variabile indipendente, la variabile x, ovvero trattasi di un'autonoma. A questo punto risolviamo come al solito ponendo, ve lo ricordo, y' uguale p, attenzione, di y. Conseguentemente, abbiamo visto più volte nella spiegazione e negli esercizi, y secondo è p primo p. No? Attenzione che quando poi andremo a risolvere il problema di Cauchy possiamo anche passare, ovviamente, possiamo, diciamo, trasportare la condizione nella variabile p e nella variabile y. Lo facciamo dopo quando arriveremo alla soluzione dell'equazione differenziale del primo ordine che viene fuori dopo questa sostituzione. Infatti, andando lì, otteniamo che al posto di y secondo mettiamo p' p uguale meno un mezzo. Dunque, quello lo possiamo scrivere come? Dunque, e elevato y' quadro più y, applicando una, direi, elementare proprietà delle potenze, si può anche scrivere come e elevato y' quadro che moltiplica e elevato y. Visto che y' è p, quindi abbiamo un e elevato p al quadrato che moltiplica un e elevato y. Ora notiamo come il membro di sinistra si annulla quando p è 0, ma il membro di destra non si può annullare perché abbiamo un prodotto fra due esponenziali che, come sappiamo, per definizione non si annullano mai. Quindi, in ogni caso, non ci sarebbe nemmeno da prendere in considerazione l'eventuale integrale singolare, quindi niente, niente da fare in questo caso. Quindi p è sicuramente diverso da 0, quindi possiamo dividere per p entrambi i membri, scrivendo che p', attenzione, di y ovviamente, sarà pari a meno elevato p al quadrato fratto 2p, tutto che moltiplica 1 alla y, che riconosciamo essere un'equazione differenziale a variabili separabili, che possiamo risolvere con la solita tecnica, ma in questo caso potremmo anche ricorrere ad un altro modo. Dunque, la possiamo risolvere, vi faccio vedere due modi per risolverla. Uno è il solito modo, come piace al dottor Fioravante Patrone, l'avrò nominato milioni di volte, quindi proprio sto lì gli sto col coltello sul collo a questo talebano. No, assolutamente, adesso, niente, non mi è ancora arrivata la cartella a casa, non mi è ancora arrivata la comunicazione della denunzia, ma sicuramente a breve mi arriverà. Ma chi se ne frega, dire, chi se ne frega se mi denuncia? Prima lui scrive le sue cose, poi beh, anche io dico le mie cose, no? Lui dà dell'urangutanga dei metodi trentennali e invece poi, allora anche io do del talebano al signore, ecco, al dottore. A questo punto applichiamo la tecnica di separazione delle variabili che si può fare due, possiamo farlo in due modi, vi dicevo. Uno è questo, in realtà non faccio figurare l'orangutan, non lo faccio vedere, così evitiamo ogni polemica, quindi scriviamo integrale di meno 2p fratto e alla p quadra in dp uguale a c con 1 più l'integrale di a alla y in dy. Vi ricordo, come tante volte abbiamo visto, che questo tipo di equazione ha come variabile dipendente la p, come variabile indipendente la y, quindi occhio a questo fatto. In alternativa, non considerando c con 1, potremmo anche fare in questo modo, come poi tra l'altro spesso nelle risoluzioni della pagina del professor Andreucci, è preferibile anche come preferirebbe il dottor Patroni, in effetti, ve lo faccio vedere.
Uno dice, vabbè, ma la condizione iniziale, dunque pi è y primo, cosa vuol dire? Vuol dire che la mia pi, tra cosa va? Qui, integrale, tra cosa possiamo farlo variare? Dunque, y primo, vedete, guardate, è 1. Quindi vuol dire che quando la y è meno 1, che la y vale meno 1, pi, che è y primo, è 1. Va bene? Cioè vuol dire che possiamo scrivere questo come l'integrale, cioè bypassando, per evitare poi di determinare c con 1, questo lo possiamo fare così. In alternativa lo scrivo qua, che sarebbe meglio da un punto di vista, vedo, più ortodosso, in matematico qui andrebbe in un brodo di giuggio, ah ecco, così sarebbe. No. Quindi potremmo anche scriverlo così, integrale fra che cosa? Tra 1 e pi. Ora, meno 2pi fratto e alla pi quadro, si può scrivere come meno 2pi per e alla meno pi quadro. Ovviamente, cambiando la lettera, quindi la variabile, non pi, mettiamo s, mettiamo meno 2s e alla meno s quadro in ds. Dottor Padrone, così va bene? Uguale. Ora, la y è variante, l'integrale qua, varierà fra che cosa? Fra meno 1 e y. Di e alla t di t. In questo modo bypassiamo, in questo modo non dobbiamo calcolarci, ve l'ho fatto vedere qualche volta, forse, anzi, ve l'ho fatto già vedere all'inizio, quando vi ho fatto vedere l'equazione differenziale avrabili separabili, caro padrone, ve l'ho mostrata all'inizio, questo tipo di metodo, che è un metodo che ci consente di non bypassare la determinazione della costante c con 1 mediante le condizioni iniziali. Bene, risolviamo a questo punto, altrimenti si poteva fare così. Cosa ne dite? Vi piace? Vi piacque? Allora, oggi sono scatenato. Risolviamo. Ma qui posso cancellare. Sì. Dunque, andiamo a risolvere tenendo conto di una cosa. Questo è l'integrale immediato, perché la derivata di meno s quadro è proprio meno 2s. E quindi abbiamo 1. E elevato meno s quadro, comprendiamo fra 1 e pi, no? Uguale, ovviamente l'integrale della t è la t, comprendiamo fra meno 1 e y. Applichiamo due volte il teorema fondamentale del calcolo integrale, teorema di Barrow in pratica, sto parlando di questo, ovvero. Dunque verrà un e elevato meno pi al quadrato meno elevato meno 1 al quadrato, che è sempre un meno 1, è uguale a e alla y meno e alla meno 1. Se ne vanno meno e alla meno 1 e meno alla meno 1, otteniamo, guardate un po', che e alla meno pi quadro. Vedete che in questo modo la prima costante c con 1, costante presente nell'integrale generale, qui non abbiamo dovuto calcolarla. In pratica passiamo già all'espressione dell'integrale particolare. E alla meno pi quadro è pari a e alla y, che vuol dire meno pi al quadrato uguale y, eguagliando i due esponenti. Dunque, attenzione che la y è un valore negativo, quindi qui vuol dire che ovviamente pi quadro di y, chiaramente, vi ricordo che ancora una volta lo ripeto, la variabile indipendente è la y, la dipendente è la p, è pari a meno y, no? Ma allora p di y in generale è più o meno la radice quadrata di meno y, cosa che va bene perché vedete che in effetti la y è un valore negativo, per questo meno verrebbe un radicando effettivamente positivo. Infatti la condizione di esistenza è che meno y sia minore o uguale di 0. E in effetti dalla condizione iniziale, dalla prima, lo è. Ma attenzione, perché cosa otteniamo? Otteniamo che la y, ovviamente p di y non è y primo però ha y primo, attenzione, è un valore ovviamente. Ha un valore positivo, è 1, quindi tra i due segni più o meno sceglieremo il segno che la radice è una quantità positiva, la radice quadrata. Col più davanti sarà positivo, col meno davanti sarà negativo, ma noi prendiamo il più perché
la y' ci dicono essere la condizione pari a 1, quindi è positiva, no? Y' è ovviamente positiva, e quindi avremo che y' di x, quindi torniamo alla variabile indipendente x, dipendente y, è pari a radice quadrata di meno y, con y meno o uguale di 0, che in effetti è così. Equazione differenziale autonoma a variabili separabili, che possiamo risolvere nuovamente con questa tecnica che vi ho fatto vedere, che ovviamente è preferibile rispetto alla tema, non è che è la stessa cosa con l'altro modo. Cioè, se, ricordatevi ragazzi, adesso indipendentemente dai miei scherzi e da questo sottartassando il dottor Fioravante Patrone, lui può aver ragione dal suo punto di vista matematico. C'è però in molti libri, mi viene in mente Marcellini Sbordone, mi vengono in mente altri testi molto famosi, nei quali questo metodo qua, che il dottor Patrone identifica come metodo orangutang, il metodo cioè quello, nei libri viene detto questo, e l'ho anche scritto in un posto che un ragazzo mi ha invitato, sul quale appunto si dissertava su questo discorso. Se il metodo è funzionante, è efficace, va assolutamente preso in considerazione. Quindi non è detto che, anche se diciamo va a sconvolgere un po' l'universo leggi matematiche, nonostante questo comunque è un metodo efficace. Questo ve lo dice un ingegnere, quindi non sono un matematico né un fisico, però vi dico che il metodo comunque battezzato orangutan è efficace. Ovviamente quello che trovate nella dispensa del dottor Fioravante Patrone è corretto, quello che lui dice, però fatto come l'ho fatto io, come lo faccio io, non può essere assolutamente errato. Invito il dottor Patrone a scrivermi nei post sotto o a scrivermi via mail e dimostrarmi che quello che io dico è corretto, facendo vedere con un esempio. Gli esempi che ho fatto sono sbagliati, beh, dimostratemelo, sono corretti, è inutile che mi veniate a dire che il metodo è orangutan, insomma, ecco. Variabili separabili, nuovamente, vediamo che integrale fra la y è variante fra, guardate, quindi la y è meno 1, quindi integrale fra meno 1 e y, di che cosa? Di, notiamo come che in questo caso y uguale 0 non può essere considerato un integrale singolare, perché la y ci dicono essere in particolare pari a meno 1, integrale fra meno 1 y di ds fratto la radice quadrata di meno s, è come dovrebbe essere la risoluzione, è uguale a l'integrale, notiamo come la x in questo caso è variante, la x vale 0, va bene, dipendente, quindi integrale tra 0 e x di che cosa? Di, in questo caso, dt. Risolviamo, anche in questo caso bypassiamo il calcolo della seconda costante c con 2 e abbiamo finito. Oggi ve l'ho risolto così, no? Fatto vedere come forse sarebbe meglio, ma molto semplice, niente di assolutamente trascendentale. Questo è un integrale immediato, però mancante, vi ricordo che l'integrale di 1 fratto la radice quadrata di f per f' ha come primitiva 2 volte la radice di f più c, ma qui manca un meno, quindi la primitiva di questo è meno 2 radice di meno s, comprendiamo fra meno 1 e y, uguale all'integrale tra 0x dt e x. Applicando il teorema fondamentale del calcolo abbiamo terminato, quindi troveremo l'espressione di quell'integrale soddisfacente, quelle integrali particolari, quello soddisfacente quelle condizioni iniziali, meno 2 radice quadrata di meno y più 2 radice quadrata di meno 1 per meno 1 è 1, radice quadrata di 1 è 1, quindi viene questo uguale ovviamente x, quindi otteniamo che meno 2 radice quadrata di meno y è uguale a x meno 2, perché questo è 2 per 1 2, portiamo a destra x meno 2. E in definitiva, se non mi sono sbagliato, è perfetto, direi. A questo punto, tanto moltiplichiamo entrambi. Dunque, direi di elevare la quadrata da una parte all'altra. Quindi, direi 4 moltiplica meno y, no? È uguale a il quadrato di x meno 2. E quindi, in definitiva, y di x, che è l'espressione che trovate appunto come risultato nella pagina del professor Andreucci, vi invito ad andare a guardarla se volete avere un po' di materiale, ma ci sono altri professori nelle parti di tutta Italia che fanno nella sua home page, professor Daniele Andreucci, se cercate un po' materiale per analisi 2 troverete appunto questo, un file molto lungo presentante appunto contenente diciamo
tutti gli esercizi su tutti i tipi, quasi tutti i tipi delle equazioni differenziali, e non solo, aggiungo io. Questo avrebbe qui verrebbe un meno 4y uguale il quadrato di x meno 2, ma dividendo per meno 4 otteniamo che y di x è pari in pratica a meno x meno 2 al quadrato al numeratore, tutto fratto 4. Ecco qua la soluzione richiesta. È un testo d'esame che è stato assegnato molto, c'è scritto in quella pagina, 5 marzo del 2001. Vi saluto.